Mega Pro Channel, buon pomeriggio e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'angolo del Bomber, anche questa settimana di giovedì per dare maggior spazio il mercoledì al turno infrasettimanale. Ieri abbiamo vissuto le emozioni del girone C, ma adesso ci tuffiamo invece nel girone A, perché abbiamo due ospiti, non uno questa volta, del girone A, e quindi diamo subito il buon pomeriggio ad Alessandro Ranellucci e Nicola Romero. Buon pomeriggio ragazzi, grazie per essere con noi. Buonasera. Buonasera. Entrambi bomber, diciamo così, della Feralpi Salò, anche perché uno sì è un bomber, ovvero Nicola Romero, attaccante di ruolo, l'altro invece è un di quei bomber inaspettati, ovvero Alessandro, che in realtà gioca con il numero 6, è un difensore centrale che però fino a questo momento si sta trovando molto bene nell'area avversaria con 7 gol. Quindi la prima domanda che devo farti, Alessandro, è: te aspettavi di essere a questo punto con 7 gol all'attivo? No, non me l'aspettavo, dai, 7 gol sono tantissimi per un difensore. Poi io nelle stagioni passate ho sempre fatto uno, massimo 2 gol, quindi quest'anno è un anno un po' particolare per me, però sono felice, me lo sto godendo con i miei compagni. Assolutamente un anno importante questo per voi, per i Leoni del Garda, così come venite chiamati dai vostri tifosi, anche perché siete sesti in questo momento in classifica con 45 punti a pari merito con il Real Vicenza. Ma Nicolò, vi aspettavate di essere così in alto nel corso della stagione a inizio campionato? Beh, sicuramente a inizio campionato non ci aspettavamo di poter lottare così in alto in classifica, però comunque io penso che questi punti e questa classifica ce la siamo meritata in pieno dall'inizio dell'anno fino ad ora. Tutti i punti li abbiamo sudati e vinti comunque domenica per domenica sul campo, quindi comunque è giusto così, bene o male, cerchiamo di aumentarli sempre di più e poi vedremo che cosa vorrà dire questi punti per noi. Anche perché Alessandro l'appetito viene mangiando e quindi sesto posto, sei da 7 punti dalla zona playoff. Tu che comunque i playoff già li hai fatti e anche li hai vinti in passato, non puoi non farci un pensierino. Ma peccato per la sconfitta di domenica a Cremona, perché ci siamo allontanati dal Bassano, che sta andando fortissimo. Però a parte le prime tre, Pavia, Alessandria e Novara, tra noi Como e Bassano ancora ce la possiamo giocare. Sono 7 punti, vero, sono tantissimi. Però ci sono anche 9 partite, quindi noi ci proveremo fino alla fine e poi tireremo le somme a fine campionato. Tra l'altro, 12 vittorie in campionato, 9 pareggi e 8 sconfitte. La vostra è una classifica giusta o pensate che magari vi manchi qualche punticino strada facendo, Nicolò? Ma io penso che dove qualche volta abbiamo potuto forse prendere più di quello che si pensava durante qualche partita, altre volte ci sono state partite dove forse meritavamo qualche cosa in più, magari una sconfitta dove meritavamo almeno il pareggio o il pareggio dove invece avevamo dominato magari la partita e potevamo portarla a casa. Quindi io penso che bene o male i punti che abbiamo in classifica siano meritati. Tra l'altro venite da una sconfitta particolare, perché poi è dura sempre perdere, specialmente negli ultimi minuti contro la Cremonese. Come si reagisce a una botta anche psicologica come prendere il gol su punizione veramente al photo finish? Alessandro, tu che hai più esperienza. Abbiamo fatto una cosa fantastica fino al 2-2, perché stavamo sotto di 2-0 e siamo riusciti a rimettere in piedi una partita persa. Siamo riusciti a fare il 2-2, quindi c'è grande rammarico, perché al 90esimo prende gol su punizione e brucia, però il calcio è questo, gli episodi fanno la differenza e a volte le partite al 90esimo le abbiamo vinte e domenica contro la Cremonese le abbiamo perso, però il calcio è così e bisogna accettarlo. Ricordiamo anche la possibilità a tutti i nostri amici da casa che possono porre delle domande, io farò da tramite ai nostri due ospiti, il sistema è sempre lo stesso, sulla nostra pagina Facebook Sportcube Web TV oppure su Twitter con l'hashtag AskBomber. Sono già arrivate alcune domande e una ve la devo assolutamente fare, perché qui usciamo un po' dal lato campo, poi naturalmente ci torneremo, si tirano in ballo quelli sono i vostri soprannomi, ovvero Maciste e Sequoia. Questo è Peppe che ci scrive. Raccontateci un po' come nascono questi due soprannomi e soprattutto se vi piacciono, se vi ci ritrovate. Allora, partiamo da Maciste Romero.
Diciamo che forse il maciste è dato dalla mole fisica, sono alto quasi 2 metri, quindi forse dovuto a quello. Però l'ho scoperto anch'io una domenica, le prime domeniche abbiamo giocato qui allo stadio, che il nostro speaker ci chiamava per nome, cognome e soprannome, e quindi comunque sì, mi è piaciuto, ormai comunque un qualcosa che mi piace, simpatico, e ci ho fatto un po' di confidenza ed è simpatica comunque questa cosa, dai. E per te invece, Alessandro? No, per me, Seguoia? sì, se vuoi, sì, è buffo, è bello. Non sapevo che qui si usava fare dei soprannomi prima delle partite. No, è una cosa simpatica che comunque l'ho presa bene. Comunque, è stata una bella cosa, una bella iniziativa. Quindi diciamo che il copyright comunque è della Feralpi Salò. Non avevate questi soprannomi prima di venire a No, 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 giocare? assolutamente. Ci scrive anche Sabino, che dice: avrete 3 turni consecutivi in casa, anche questa situazione particolare, non so quante volte nelle vostre carriere vi è capitato di giocare in campionato per 3 volte di fila in casa, c'è da sfruttare al meglio per il pubblico di Salò, potete davvero proiettarvi ai playoff o vi basta così? Questa forse è un po' una domanda retorica, è chiaro che si guardi sempre in alto. No, dai, 3 partite in casa vuol dire che comunque giocheremo sul nostro campo, davanti al nostro pubblico, davanti alla nostra gente, e quindi comunque, come abbiamo sempre fatto finora, avremo sicuramente una marcia in più per fare bene. Certo, ha ragione che sono 3 partite importanti, quindi possibili 9 punti, e sicuramente sono 3 partite, un trittico di partite decisivo per quello che vorremmo fare da qui alla fine dell'anno. Prossima partita contro l'Arezzo, naturalmente ricordiamo anche l'appuntamento, se non ricordo male, domenica ore 15, diretta come sempre su Lega Pro Channel www.sportivo.tv. Allora, questa è una domanda che devo farvi, perdonatemi. Recentemente ha dichiarato il tecnico dell'Arezzo Capuano che lui vuole in campo dei giocatori che siano dei maiali assatanati. Voi siete i leoni del Garda, maiali contro leoni, che partita sarà? È dura, eh? È dura. Però dai, comunque, questo è stato. Io penso di aver letto che queste sono state dichiarazioni anche comunque di risposta a delle provocazioni che ha subito dal Pavia No, ma è una domenica scorsa. battuta, chiaramente è una battuta, ci mancherebbe Sì, sì, altro. sì, sì. Però comunque io ho avuto nella mia piccola carriera anche la possibilità di giocare contro il mister Capuano, ed è una persona molto comunque diretta, molto passionale, quindi comunque le sue penso che siano parole dovute a quello che in quel momento provava, magari di sentimenti rispetto alla bruciante, ma non è vero, era comunque un pareggio buono comunque di domenica, magari per come è venuto comunque non era molto contento, e quindi ah sì, dai, diciamo che gli aspettano 11 leoni, se vengono con i maiali bene, noi sicuramente saremo leoni. Tra l'altro, stati d'animo opposti perché comunque l'Arezzo ha una partita in più nelle gambe perché ha giocato mercoledì contro la Lumezzane, quindi ieri alle 2:30 ha vinto 2-1. Arezzo ha vinto al 90esimo, voi avete perso invece al 90esimo, quindi stati d'animo opposti. Che partita ti aspetti, Alessandro? Una partita difficile, come tutte le partite in questa categoria. L'Arezzo è una squadra esperta e ha giocatori importanti, e sicuramente ha qualche punto in meno di noi, quindi dovremmo essere bravi a giocare anche noi alla morte, perché comunque sono una squadra molto aggressiva, che fanno dell'agonismo la loro arma. Abbiamo parlato di 3 partite di fila in casa, abbiamo detto quindi quella con l'Arezzo, poi 2 derby lombardi, sempre in casa contro Mantova e contro Renate, e poi, scherzi del calendario, altre 2 formazioni lombarde, però in trasferta, quindi Monza e Propatria, quindi diciamo 4 derby di fila. Ma qual è il derby maggiormente sentito dai tifosi della Feralpi, Nicolò? Diciamo che quello più vicino, quindi la partita contro Lumezzane, penso che sia il derby più sentito soprattutto dalla città, dalla dirigenza, dal presidente. Gli altri sì, sono partite contro nostre corregionali, ma partite come le altre, penso. Tra l'altro poi il 19 aprile arriverà la capolista Alessandria, una domanda che devo farvi per forza, l'avete affrontata tutte e tre, Alessandria, Novara e Pavia, chi è quella che vi ha impressionato di più, Alessandro? Sono tre grandi squadre, però vedo l'Alessandria un pochettino favorita, non lo so perché, forse a livello difensivo mi ha dato quella sensazione che è difficile fargli gol. Invece Nicolò, per te? Io sono d'accordo con lui, l'ho detto anche subito dopo la partita dell'andata,
che è vero che a noi ci mancavano comunque quattro giocatori fondamentali, però mi era sembrata proprio la squadra più cinica, più cattiva, più vogliosa di vincere. Era proprio una squadra, secondo me, costruita bene, e quindi, secondo me, ora come ora direi che sarebbe giusto che vincesse lei, ecco. Tra l'altro, andando a studiare un po' quelli che sono i vostri risultati in questa stagione, ho visto che non siete mai riusciti a battere una delle squadre che vi precede in classifica. Avete ottenuto un pari e una sconfitta col Novara, una sconfitta con l'Alessandria, due KO con il Pavia, poi due pareggi con il Bassano, poi uno in Coppa Italia. Secondo voi, beh, vi è mancato forse qualcosa negli scontri diretti con le squadre che vi precedono, Nicolò? Ma diciamo che non lo so, bene o male, comunque, secondo me, non abbiamo mai demeritato contro le squadre davanti. È vero che contro il Pavia abbiamo perso tutte e due le volte, ma qui in casa, comunque, forse non siamo partiti benissimo, ma poi abbiamo fatto un grande secondo tempo. Siamo quasi riusciti a pareggiare una partita che comunque eravamo stati sempre sotto di 2 gol. Contro il Novara, qui in casa, abbiamo comunque fatto una buona partita. Pareggiando laggiù, avevamo, secondo me, non meritato di perdere. Comunque, contro tutte le grandi e comunque le squadre davanti a noi, abbiamo sempre fatto delle buone partite. Forse, ecco, sono quelle partite di cui ti dicevo prima, che meritavamo qualcosa di più e abbiamo raccolto meno di quello che potevamo meritare. Tra l'altro, con il Pavia nel rocambolesco 4-3 che c'è stato, avete segnato entrambi, se non ricordo male. Certo, quando uno segna, poi non portare a casa il risultato è sempre dura. Specialmente Sì, brucia. magari per un difensore che non è che segna moltissimo, vero Alessandro? Sì, a parte quello, ma perdere fa sempre male, però ce la siamo giocata alla pari, come diceva prima Nicolò, contro il Pavia, qui al ritorno siamo partiti male, perdevamo 2-0 a fine primo tempo, quindi era impensabile recuperare la partita e anche lì siamo riusciti a rimetterla in piedi. Poi al 93esimo abbiamo perso la partita. Qual è, secondo te, che magari hai pochino più esperienza rispetto a, naturalmente, a Nicolò, che è più giovane, il punto di forza vero di questa Feralpi Salò? Io penso che sia il gruppo, la squadra. Penso che il gruppo e la squadra dentro facciano tanto, perché comunque bene o male giocano tutti e tutti si fanno trovare pronti. E è una squadra comunque abbastanza giovane, quindi c'è spazio per tutti. Però comunque chi gioca dà sempre tutto, quindi è una cosa importante questa. Tu sei d'accordo, Nicolò? Sì, dimostrazione del fatto che comunque tanti abbiano già segnato in questo campionato della nostra squadra. Lui è la testimonianza, il fatto che comunque un difensore abbia così tanta propensione nel segnare, vuol dire che comunque tutta la squadra è sempre propensa, tutti gli 11, a 10 tranne il portiere, a comunque voler arrivare al gol, nei calci piazzati, durante le manovre di una partita. Quindi comunque vuol dire che tutti vogliamo arrivare insieme al risultato, e tante volte siamo riusciti a riprendere risultati, vincere partite all'ultimo minuto. Quindi comunque è segno di grande unione e anche grande forza di gruppo. Sì. Tra l'altro avete 7 gol stagionali entrambi, magari a inizio stagione era difficile ipotizzarlo, però avete fatto una scommessina tra di voi, magari su chi arriverà a fine stagione con più gol? Sicuramente lui, perché lui sta facendo molto bene, deve continuare così, ha grande potenzialità, e la squadra lo mette in condizioni di esprimersi al meglio, quindi sono sicuro che da qui alla fine del campionato ci regalerà altri punti. Sì, però io tutte le volte che lo prendo, lui la domenica dopo segna, quindi secondo me domenica c'è da aspettarsi un gol, dirà nei luci, non dico nulla però. La staremo a vedere se tu avrai ragione, ma adesso facciamo una domanda difficile, la prima per Nicolò, perché parliamo con un attaccante nei confronti di un difensore. Ci devi dire qual è stato il gol più bello di questa stagione realizzato da Alessandro? Quello, il suo gol. Sì, esatto. Vabbè, il gol più belli sono, lui li fa tutti uguali, nel senso che li fa tutti sfondando qualsiasi difensore di testa e tirando una capocciata dentro la porta. Quindi comunque forse ti posso dire uno dei più importanti. Sicuramente sono stati importantissimi quelli col Monza, che abbiamo portato la partita, abbiamo vinto la partita 1-0, con la Torres, che abbiamo vinto 2-1 grazie alla sua doppietta. Quindi comunque più belli magari sono tutti uguali, però sono uno più importante dell'altro. Sono tutti uguali, Alessandro? Sì, dai, più o meno sì, dai. Nicolò ha fatto un gran gol a Vicenza, in rovesciata spettacolare, penso 16 sui 20 metri di distanza,
sorpicciata fantastica sotto all'incrocio, bellissimo. E lì che cosa pensa un attaccante, Nicolò? Cioè, quando arriva il pallone, tu pensi faccio la rovesciata oppure una cosa ti viene spontanea e ti lanci subito nel gesto tecnico? Sì, quella volta lì, beh, io parlo, posso parlare solo di quella volta perché non è che tutte le volte posso pensare di fare le rovesciate, è proprio una cosa che non avrei mai pensato. In quell'occasione è stata una cosa estemporanea, istintiva, che mi è venuto da fare così e per fortuna è andata bene. E allora adesso dimmi un po', descrivimi il tuo compagno Alessandro, sia come giocatore che come compagno di spogliatoio. Beh, come giocatore io penso che sia, lo definirei l'incubo per ogni attaccante perché è un grandissimo difensore ringhioso, sempre sul pezzo, che anche in partita cura ogni particolare al centimetro, quindi comunque è ben difficile riuscire a scampargli. E come persona nello spogliatoio io penso che sia un esempio perché professionalmente lo diciamo tutti. Dall'inizio dell'anno che ci dà comunque grandi lezioni su come bisognerebbe interpretare il ruolo del calciatore, il primo che arriva al campo, l'ultimo che se ne va, comunque cura, io penso, morbosamente diete, il fisico è sempre al 100%, l'allenamento è da sempre al 100%, quindi comunque un esempio da seguire in pieno. E invece Alessandro, che giocatore è Nicolò e che compagno di squadra è soprattutto? Ma Nicolò, compagno di squadra eccezionale perché è uno che non si lamenta mai, comunque è sempre un professionista, io lo vedo che cura, si cura, quindi è una cosa importante. Poi è giovane e fa bene a vedere quelli più grandi, gli esempi che gli danno. E per quanto riguarda il giocatore, ha grandi possibilità di fare, secondo me, una carriera importante. Se resta umile così com'è, sa da sempre tutto, perché lui è uno che non si risparmia mai, quindi penso che alla lunga le sue qualità possono venire fuori. Tra l'altro, voi oltre a giocare insieme naturalmente in tutti i weekend, in allenamento può capitare anche che vi troviate uno contro l'altro, magari con Alessandro che marca Nicolò. In quel caso, chi la spunta di solito? Non la prendo mai. No, non è vero, perché Non la prendo mai, è una bestia, quindi portargli via la palla è difficilissimo, è troppo grande, quindi è un fisico importante, lui questa dote che ha la deve sfruttare al meglio. E invece Nicolò, qual è la caratteristica che ha Alessandro che tu vorresti avere? Beh, la grande, penso, sì, umiltà nell'interpretare tutti i giorni di allenamento e soprattutto la professionalità, la testa che ha lui, cioè la testa è importantissima, io penso in qualsiasi livello di calcio, dalla Serie A alla C, lui ha proprio nella testa, secondo me, la sua più dote più grande perché è sempre sul pezzo, sa che tutti i giorni di allenamento sono importanti, quindi arriva comunque sempre la domenica pronto al 100% a livello fisico, mentale, quindi comunque vorrei avere metà della sua testa, non solo la stessa testa. E invece per te, Alessandro? No, beh, l'età, la sua forza, perché è una forza pazzesca, e no, no, e anche la sua umiltà, perché comunque è un ragazzo molto umile e non dice mai niente, sia in partita che in allenamento. No, no, va bene così. Tra l'altro, per te Alessandro, tu quest'anno hai battuto non soltanto il tuo record di gol precedente, ma hai fatto in una sola stagione il numero totale di tutti i gol che avevi fatto da professionista fino ad oggi. Cioè. Sì, da professionista sì, nei dilettanti mi sembrano 5 o 6, in Serie D così, eccellenza, perché ho giocato pure in eccellenza. Ma c'è un segreto particolare per questa stagione così prolifica da parte tua? Cioè, magari sali di più nei calci d'angolo, come mai segni così Sì, tanto? forse sì, rispetto magari a qualche anno passato sì, sono un po' più attivo in fase offensiva sulle palle inattive. Poi abbiamo gente che comunque batte veramente bene, perché c'è Pinardi, nei calci piazzati. E invece per te, Nicolò, anche tu sei al tuo record di gol in una stagione. Per te è una stagione particolare perché forse a inizio campionato non ti aspettavi neanche te di giocare così tanto. Magari pensavi Sì. di giocare un po' meno, lasciando più spazio poi a un giocatore che ha grande esperienza come Abbruscato. Invece adesso sei titolare, hai avuto anche un rinnovo di contratto importante, quindi vuol dire che la società crede in te. Quanto è importante anche per un giocatore sentire la fiducia dell'allenatore e della società? Sì, diciamo che sono arrivato qui
magari un po' in sordina. Comunque io a Pavia avevo ancora comunque un anno di contratto, ma sapevo che comunque il parco attaccanti quest'anno a Pavia era molto forte, molto ben fornito. Io comunque avevo voglia di giocare, non me la sentivo di voler fare comunque un anno lì a Pavia giocando poco, sì, magari potendo provare a vincere un campionato, però io volevo comunque giocare. Sono venuto qui con la speranza di poterlo fare, comunque sapendo che davanti all'inizio comunque c'era un grande giocatore, e forse ha aiutato io, e purtroppo lui ha avuto qualche infortunio che comunque mi ha dato la possibilità di dimostrare quello che potevo fare. Il mister mi ha dato grande fiducia da subito, mi sono trovato subito benissimo sia qui in società che soprattutto con la squadra, nello spogliatoio e tutto, e quindi comunque sono riuscito a fare meglio degli altri anni per ora, diciamo, dai. Ci scrive Stefano che dice: una richiesta per entrambi. Un pensiero e un saluto da parte vostra per la vecchia guardia Salò, che vi segue sempre sia in casa sia in trasferta e ovunque. In particolare fa presente la trasferta di Sassari, che è la più lunga di tutto il campionato. No, sono veramente, io l'ho detto prima, non c'è tantissima gente perché comunque Salò non è che fa 5.000 spettatori a partita, però veramente sentire e vengono ad ogni trasferta, quindi va dato merito a queste persone che a volte fanno dei lunghi viaggi per vedere la propria squadra giocare. Quanto è importante anche comunque da parte vostra, siete una piazza magari non grandissima per quanto riguarda poi il seguito del calcio, ma quanto è importante anche per il giocatore che va in campo sentire sempre, anche in trasferta, comunque il sostegno dei propri tifosi? Sì, io penso che comunque sia molto importante. Ne abbiamo la testimonianza noi, che comunque, come diceva prima Alessandro, non è una piazza dove che porta né in casa né in trasferta chissà quanti tifosi, per quanto caldi e affettuosi possano essere. Figuriamoci per piazze più importanti, blasonate, dove magari il seguito può raggiungere le migliaia e le migliaia di persone ogni domenica. E io penso che possa essere sicuramente una marcia in più, ti tira fuori, soprattutto nei momenti delicati, magari gli ultimi minuti, quando puoi riuscire a portare a casa un risultato. Io penso che ti dia proprio una marcia in più. Tra l'altro, torniamo un attimo ad Alessandro, che adesso voglio metterti un po' in difficoltà. Tu dici: ho sempre segnato poco, però adesso voglio vedere se ti ricordi un po'. Quando è stato il tuo primo gol tra i professionisti? Se ti ricordi la stagione, in che squadra eri naturalmente, il portiere avversario e la squadra. Mi sembra giocavo nella Valenzana. Sì, esatto, vediamo un po', vediamo se sono stato bravo e preparato io. Nel 2009-2010, può essere? Sì, mi sembra di sì. Ti ricordi a chi hai Contro segnato? la Canavese, giusto? Mi sembra di sì. Sì. E invece tu te lo ricordi, Nicolò? Sì, io era una partita di Coppa Italia, era il primo anno che giocavo nei professionisti dopo la primavera, era un calcio di rigore contro il Milazzo e avevamo pareggiato l'ultimo minuto quella partita che ormai era persa altrimenti. Tra l'altro tu hai giocato, sei cresciuto nel Genoa, hai giocato con giocatori importanti che adesso stanno facendo una carriera importante in Serie A, tanto Perin, Polenta, Sturaro, tanto per citarne soltanto alcuni, che Sì. era veramente forte forte quel Genoa. Ci fai mai un pensierino magari a poter in futuro salire anche tu di categoria per giocare a quei livelli? Arrivare a quei livelli lì è comunque molto molto difficile, bisognerebbe fare grandi stagioni da qui a pochi anni, perché comunque in Serie A ci arrivano giocatori che dimostrano anno per anno il proprio valore, nel caso di noi attaccanti comunque dimostrando di essere molto molto prolifici davanti al portiere, quindi fare molti gol. E loro, i miei ex compagni del Genoa, comunque li seguo tutte le domeniche, sono molto contento. E vuol dire che comunque quell'anno, se non giocavo mai, c'era un motivo, perché comunque davanti c'erano giocatori veramente pronti, già pronti per il salto in Serie A, e comunque stanno dimostrando tuttora di valere a pieno quello che si sono conquistati in quegli anni. Invece, Alessandro, tu hai giocato anche una stagione in Serie B con la Pro Vercelli. Avete conquistato la doppia promozione, se non ricordo male, dalla C2 alla C1 e poi in Serie B. Che differenze riscontri? Hai riscontrato tra il campionato cadetto e la Lega Pro di quest'anno? Io la Serie B l'ho fatta soltanto quell'anno, quindi però in quell'anno lì ho visto che comunque sia a livello fisico che di qualità c'è differenza. Differenza perché comunque incontri giocatori forti che magari sono scesi dalla Serie A e ogni squadra ha quei due o tre attaccanti
gli permettono di fare 15-20 gol. Quindi a livello fisico e tecnico è diversa dalla Lega Pro. Spostiamoci un attimo, siamo quasi in chiusura, mancano circa 5 minuti. Spostiamoci un attimo nella parte fuori campo, perché in fondo sul campo vi conosciamo, sappiamo che giocatori siete, ma invece parliamo un po' di che tipi siete fuori dal campo. E quindi partiamo da Alessandro, anche perché tra poco ci sarà un lieto evento, un evento importantissimo. Insomma, stai per diventare papà per la seconda volta. È un'emozione diversa dalla prima o è sempre uguale? Sempre la stessa emozione. Tra l'altro adesso è una femminuccia, se non ricordo Sì, male. questa è una femminuccia, si chiamerà Alessia. Il primo ha 2 anni, si chiama Gianmarco, quindi ha fatto un maschio e una femmina. Tra l'altro, ma Gianmarco viene mai venuto allo stadio a seguirti o è ancora troppo piccolo? L'ho portato lo scorso anno alla finale playoff contro il Südtirol a Vercelli. Quindi ha portato anche bene. Portato anche bene, quindi bisogna portarlo anche qui a Salò. Quando avrò la possibilità lo porto. Invece, tu che Nicolò, che tipo sei fuori dal campo? Ma io sono sia molto comunque amichevole, abbiamo fatto un grande gruppo quest'anno, quindi comunque sono tante le serate in cui magari ci possiamo trovare anche solo per guardare una partita, quindi comunque mi piace stare con i miei compagni, però sono anche uno di quei ragazzi che ogni tanto gli piace stare un pochettino da solo, diciamo che su 6 sere una esco con i miei compagni e le altre 5 mi piace anche starmene un po' a riposarmene tranquillo a casa senza nessuno che mi dica nulla, dai. Immagino che l'hobby di Alessandro, visto che tra l'altro sta per arrivare una bimba, sarà quello di cambiare i pannolini magari e di dormire a poco, quindi avrai poco tempo per spassartela, insomma, fuori dal campo. Ah, beh, ma anche prima quando non ero sposato, non avevo figli, non ho mai fatto una vita. Ho fatto sempre una vita molto equilibrata. Uscivo poco pure da ragazzo. Sono un ragazzo comunque piace stare a casa. Magari ecco, la domenica sera dopo la partita, con gli amici, in giro qualche parte, sì. Però durante la settimana, ecco, o si organizza magari qualche cena di squadra o altrimenti sto a casa. Quanto è importante anche per fare gruppo, organizzare cene di squadra, vedersi tutti insieme, anche al di là degli allenamenti e delle partite? Nicolò. Ma noi siamo una squadra che forse ne fa abbastanza. Nell'ultimo mese forse è mancata, ma altrimenti almeno una barra due al mese venivano sempre fuori le cene di squadra. No, secondo me sono bellissime, perché comunque ci si trova tutti insieme, non per forza parlare di campo, di calcio, di spogliatoio come facciamo tutti i giorni, ma comunque ci si conosce meglio, ci si prende più confidenza tra di noi e poi comunque ci si fa del gran ridere perché comunque sì, con Sfottò ci si prende in giro e quindi è tutta un'altra cosa rispetto allo spogliatoio. E chi è il più bersagliato dei vostri compagni? Giornalista, bella piena. Quindi sfatiamo questo tabù. Quando i calciatori escono insieme, non si parla di calcio, non si parla della partita precedente, ci si concentra su tutt'altro. Sì, beh, magari può capitare, magari si dice qualche cosa, però poi alla fine la prendi sul ridere su altri argomenti, più che altro. Ma viene anche il mister? Che tipo è lui? Ma qualche volta è venuto, soprattutto alle prime è venuto, qualche cena è venuta, però le ultime no, le ultime le abbiamo organizzate internos, però non perché il mister sia una persona invadente, anzi, anche data dalla sua età, dalla sua comunque buon rapporto, soprattutto magari anche con noi giovani, è una di quelle persone che si adatterebbe benissimo alle nostre cene di squadra. Però comunque il mister, secondo me è comunque un buonissimo allenatore, una grande persona. A me personalmente, come giovane, come calciatore, mi ha aiutato quest'anno, mi sta aiutando tantissimo. Poi vedo che comunque nel rapporto con tutti non preclude, tra virgolette, la strada delle partite a nessuno, dà la possibilità a tutti. Penso che sia aperto comunque a ogni confronto con noi, quindi questo è importante. Ci sono stati allenatori che non sono stati così comunque. Mi fanno segno la regia che siamo veramente in chiusura e quindi devo farvi delle domande per te, Alessandro. Cambieremo un pochettino solitamente, e adesso poi capirai perché. Domande con risposta secca, domanda secca, risposta secca. Quindi cominciamo da Nicolò, giocatore preferito da piccolo. Del Piero. Per te invece, Alessandro? Nesta. Che, giustamente l'attaccante sceglie l'attaccante, il difensore non poteva che scegliere il difensore. Invece il giocatore preferito oggi? Cristiano Ronaldo. Thiago Silva.
rimaniamo sempre sul a proposito, Thiago Silva ieri sera grandissima partita. E invece l'allenatore a cui dovete di più, prima Nicolò e poi Alessandro? Ce ne sono un po', però forse comunque Scienza per quello che ha fatto quest'anno, dai. Invece io Maurizio Braghen. E allora, per Nicolò, la domanda è: il difensore che non ti ha fatto toccare palla? Alessandro. E allora invece vediamo invece Alessandro, l'attaccante che ti ha fatto impazzire in partita. Quest'anno? No, in generale, nella tua carriera. Anche non per forza in Lega Pro, in Serie B, anche in categorie minori, non è importante. Ce ne sono stati tanti. Ferretti, dai, Ferretti del Pavia. All'andata non ho fatto vedere una palla. E invece per Nicolò, il difensore da cui hai preso più calci? Sono tentato di dire di nuovo Alessandro, però allenamento me ne dai. Però diciamo... ora non mi viene. Vabbè, dai, allora confermo Alessandro, che va sempre bene quello. Quindi Alessandro, sei sempre chiamato in causa. Invece chi è l'attaccante da cui tu hai preso più calci? Dice io li do, no. Non li prendo. No, come non li prendo? Li prendo. Ho preso una gomitata da Gonzales del Novara, mi ha rotto due denti, quindi dai, penso Gonzales, dai. E invece Nicolò, il difensore a cui hai dato più calci? Vediamo se rispondi anche questa volta Alessandro. No, questo no. Purtroppo devo citare un mio ex compagno del Genoa, Alberto Marchiori, che abbiamo già avuto poche possibilità di giocare contro da quando siamo usciti dalla primavera, ma abbiamo avuto una partita in cui purtroppo gliene ho date tante. E lui come l'ha presa? Ha risposto sul campo? Sì, ha risposto. E invece tu, Alessandro, qual è l'attaccante a cui hai dato più calci? Ma penso in allenamento a Zamparo. L'ammasso ogni allenamento, poretto, esce sempre con qualche livido. Mi dispiace tantissimo perché è un bravissimo ragazzo. Facciamo la lotta. L'ultimissima, prima di chiudere, voi avete in comune comunque aver giocato sia nei campi al nord sia al sud. Che differenza avete riscontrato tra l'attaccamento e anche il modo di vivere il calcio nelle città, sia al nord che al sud? Partiamo da Nicolò. Ma al nord c'è forse un po' più di distaccamento tra la veduta del calcio, comunque dalla società, tifosi e la squadra, mentre al sud si può quasi dire che è un tutt'uno. Io ho giocato a Lamezia, dove i tifosi erano parte integrante comunque della nostra società, della nostra vita quotidiana e soprattutto della domenica. Noi siamo partiti quell'anno con pochi tifosi perché non avevamo grandi aspettative, abbiamo finito l'anno con 2-3 mila persone e soprattutto tifosi che cantavano allo stadio. E quindi comunque sì, c'è più calore, più attaccamento forse a quello che è la propria squadra della propria città. A proposito di cantare, allora me lo devi dire, qual è un coro che ti hanno dedicato che ti ricordi particolarmente? No, al sud, o comunque quell'anno lì a Lamezia, proprio per il fatto dell'attaccamento alla maglia, non era il giocatore singolo, non era visto come comunque idolo, c'erano solo cori per la maglia, per la città, quindi comunque i cori erano esclusivamente per la squadra, non era molto per i singoli. Tu anche Alessandro hai fatto un po' su e giù, perché hai fatto Martina, Valenzana, Vibonese, Valenzana, poi Provercelli e Feral Pisalò. Te invece che differenza hai riscontrato? Ma quando giocavo a Martina ho fatto 2 anni in C1, ero ragazzo, però era una piazza molto, molto calda, e penso che sia tuttora anche oggi. E Vibo, quando ci sono stato in C2, c'era una situazione un po' che tra società e tifosi non c'era qualche contrasto, quindi non c'era tantissima gente allo stadio, però quando andavi in giro la gente ti fermava, ti chiedeva, sapeva tutto. Penso che al sud ci sia un po' più di pressione. E con questo io vi ringrazio, naturalmente vi faccio l'in bocca al lupo sia per la prossima partita contro l'Arezzo, come già detto vi ricordo l'appuntamento ore 15 se non ricordo male, ore 14 scusate, su naturalmente per chi non potrà andare allo stadio c'è come sempre la diretta su Lega Pro Channel www.sportivo.tv e naturalmente ragazzi in bocca al lupo sia per questa stagione, per il vostro obiettivo playoff e poi naturalmente per entrambe le vostre carriere. A te Alessandro in bocca al lupo doppio, visto che... Grazie. Tra poco arriverà un lietissimo evento. Grazie per essere stati con noi, siamo veramente in chiusura. L'appuntamento con l'Angolo del Bomber torna nuovamente giovedì, perché ricordiamo mercoledì ci sarà ancora una volta un turno infrasettimanale, questa volta del girone B, e quindi giovedì alle ore 18.
la Lega Pro, l'appuntamento invece a venerdì sera, ore 19.30. Seguiremo insieme tutta la giornata tra venerdì, sabato, domenica e lunedì. Quindi non mancate. A presto!